Ciao! Oggi voglio mostrarvi come possiamo utilizzare la piattaforma digitale Arcipelago Gaia per creare una lezione personalizzata, ovvero una lezione di cui possiamo noi stessi scegliere i contenuti tra quelli disponibili in piattaforma, ma una lezione che possiamo anche integrare con materiali di nostra produzione. Per esempio, il mio obiettivo potrebbe essere quello di realizzare una lezione per la mia classe quarta sul testo poetico, sugli elementi strutturali del testo poetico, con riferimenti stagionali, quindi all'autunno, anche con uno sguardo ampio a quelli che sono i linguaggi espressivi, quindi una lezione multidisciplinare. Il mio punto di partenza saranno le pagine di sussidiario a disposizione degli alunni, quindi questa doppia pagina a tema autunnale. Da qui partirò per esplorare la piattaforma e vedere quali materiali mi offre per ampliare l'argomento. Eccoci su Arcipelago, clicco sul pulsante inizia, seleziono la classe di mio interesse, in questo caso classe quarta, la materia italiano, l'argomento lettura e scrittura e la lezione che fa al caso mio il testo poetico. A questo punto vedete apparire in alto a destra il tasto crea lezione, cliccandolo appare questo modulo pop-up in cui possiamo assegnare un nome alla nostra lezione, in questo caso poesia ed elementi stagionali e alcune note di servizio che ci possono essere utili, ad esempio lezione multidisciplinare. Clicco sul tasto crea lezione, a questo punto vedete che è apparso alla sinistra del tasto crea lezione il tasto con il titolo della lezione che abbiamo appena creato. Cliccandolo possiamo entrare all'interno della lezione e vedremo che non sono ancora presenti i materiali poiché ovviamente non ne abbiamo ancora selezionati. Per selezionare risorse e materiali per la nostra lezione ritorniamo al testo poetico, scorrendo verso il basso potremo scegliere di selezionare materiali da questi cassetti, attività di base, esercitazioni, facilitazione, laboratori, multimedia e approfondimenti, oppure sfogliare in quello che è la sezione, la lezione che Gaia propone. Vediamo se c'è qualcosa di nostro interesse e viene il tempo, ok, questa pagina mi interessa, premo sul pulsante scegli e idem questa che riporta questa poesia sull'autunno, scegli. Andiamo a vedere che cosa accade all'interno della mia lezione. Cliccando sul relativo tasto posso vedere che le risorse che ho selezionato sono state caricate all'interno della mia lezione. Abbiamo detto che è possibile caricare anche materiali di nostra produzione all'interno delle lezioni. Scorrendo verso il basso, nella sezione I miei materiali, trovate il pulsante Aggiungi materiali. Cliccandolo e quindi cliccando su Carica e su Scegli file, potete scegliere dal vostro PC ciò che vi interessa per integrare la vostra lezione. In questo caso mi ero preparata la doppia pagina di sussidiario che vi ho mostrato prima, che mi potrà essere utile come punto di partenza per una presentazione alla LIM oppure per la DAD. Clicco sul pulsante Apri, scelgo Carica e a questo punto vedete che la risorsa che ho selezionato, il file che ho selezionato, è apparso qui. Per caricarlo all'interno della lezione non devo far altro che premere il pulsante più e vedrete che qui all'interno della sezione I tuoi materiali in poesia ed elementi stagionali visualizzo proprio il file che ho caricato. Ed ecco fatto, direi che posso mostrarvi la lezione che ho creato. Prima di tutto parto dal file della doppia pagina a tema autunno che hanno a disposizione gli alunni. Quindi farò la presentazione del tema stagionale con queste due brevi poesie, ragionando soprattutto sulla comprensione del testo e facendo un breve ripasso su quelli che sono gli elementi strutturali del testo poetico. A questo punto, tra i materiali presenti in piattaforma, ho selezionato questa pagina con la poesia Autunno, che mi permette di lavorare sia sulla personificazione, ovviamente sulla comprensione del testo, ma anche, quello che a me interessava, sulla rima baciata, terminando con un piccolo lavoro di lessico. A seguire ho scelto questa pagina, questa scheda, E viene il tempo, dove approfondisco la parte strutturale
parlando del verso libero. A seguire ho una piccola attività di lessico e ancora abbiamo la comprensione del testo. Passando ai linguaggi espressivi, ho scelto questa attività di musica, Suonare un bosco, che lavora sui piani sonori. È un'attività interattiva e gli alunni sostanzialmente cliccando sui vari quadranti possono attivare determinati suoni del bosco andando a comporre un vero e proprio paesaggio sonoro autunnale. Sempre continuando con i linguaggi espressivi, quest'altra attività, quest'altra proposta di arte lavora sull'opera Villaggio di montagna autunnale di Paul Klee con un'attività pratica e una scheda di approfondimento sulla vita dell'artista. Fogliando tra i materiali della piattaforma ho trovato anche delle pagine riferite a scienze sia sulla clorofilla sia sui funghi. Valuterò poi con la collega se avremo tempo e modo di ampliare anche a questa materia l'argomento. La vostra lezione, la lezione che abbiamo creato, la possiamo sempre ritrovare all'interno della sezione Le mie lezioni e da qui possiamo decidere come gestirla. Possiamo rimuovere la lezione, rinominarla, aggiungere altro materiale, quindi andare ad aggiornarla e condividerla. Bene, con questo si conclude il nostro primo video. Arrivederci al prossimo e grazie per l'attenzione.